voi non ci credete. In 3 mesi ho avuto tutto quello che mi dovevano pagare per Manonesco senza aprir bocca. Una serata meravigliosa, una serata davvero al di sopra delle aspettative, perché Raina Cavaivasca si è riconfermata una diva che ha trascinato il pubblico, l'entusiasmo, ha tenuto la scena, ha raccontato se stessa, ha parlato della sua voce, ha attirato in sala un personaggio della levatura di Carla Fracci, e devo veramente dire che vedendola agire in questo contesto ritrovo le ragioni per cui Raina Cavaivasca è stata la diva osannata veramente dai pubblici e amata in maniera viscerale, ecco, in maniera totale, in maniera viscerale. È diversa nella capacità di essere autenticamente attrice cantante e quindi di saper ripresentare i personaggi che interpreta tutti con una credibilità vocale scenica che spesso è negata alla maggior parte delle cantanti liriche, anche quelle più dotate, se vogliamo, di lei dal punto di vista vocale, ma che nel complesso risultano meno efficaci. Raina è una grande artista, perché oltre il canto che va, oltre alla tecnica, così ha una gestualità, una sensibilità grandissima, per cui io l'ho seguita e siamo, diciamo, mi sento amica di Raina. Evviva quello che lei ha fatto e quello che ha lasciato, e che continua comunque con il suo studio, con i ragazzi, a tramandare e trasmettere cos'è l'arte del canto. È stata una bellissima sorpresa. Carla Fracci è una grande artista, sappiamo tutti, e mi ha commosso molto con la sua presenza e con le sue belle parole. Noi siamo quasi coetanei e abbiamo i ricordi del secolo d'oro dell'arte. Ecco perché ci sentiamo sempre legati con un grande amore per l'arte.